Dunque, la questione è così fatta. Cosa significa? Significa che erano stati richiesti dei risarcimenti cumulativi, quindi non soltanto le singole persone che potevano dimostrare di aver percorso le autostrade con tempi di percorrenza lunghissimi o con disagi o rischi, ma sostanzialmente sulla base della sola residenza nella regione Liguria. Danni che si sono provocati sia a seguito del crollo del ponte, perché è evidente che insomma, l'interruzione dell'autostrada in maniera così tragica ha portato un danno ai trasporti e quindi comunque a tutti i residenti, anche per via dell'aumento del costo delle merci che ovviamente per transitare arrivare in Liguria ci mettevano più tempo, ma anche per tutti i cantieri successivi, quindi anche dopo il ripristino del ponte, perché ancora oggi sappiamo che le autostrade liguri sono diciamo, oggetto di piani di cantierizzazione non sempre razionali e comunque dovuti alle mancate manutenzioni degli anni pregressi. Allora, per tutti questi danni che sono prodotti sia per il crollo del ponte sia per mettere delle toppe a tutte le mancate manutenzioni degli anni pregressi, noi avevamo chiesto, io come avvocato avevo patrocinato questa causa per chiedere il risarcimento di tutti i liguri. Il Tribunale delle Imprese di Roma però ha dichiarato improcedibile questo giudizio perché non tanto perché il fatto non sussiste, non tanto perché il danno non ci sia o che autostrade non abbiano commesso questi inadempimenti, quanto perché sostanzialmente l'azione di classe è entrata in vigore nel maggio 2021 e controparte ha sostenuto che gli eventi produttivi di questi danni erano tutti antecedenti appunto al maggio Quindi 2021. possiamo dire perché era fuori tempo. Sostanzialmente perché non c'era ancora una legge che consentiva ai cittadini liguri di far valere le proprie ragioni con queste modalità. Noi invece sostenevamo che avevano cominciato a prodursi prima del 2 maggio 2021, ma che continuavano e continuano tutt'oggi e che quindi questa legge, ancorché entrata in vigore dopo il maggio 2021, fosse applicabile al caso di specie perché l'evento era continuativo, cominciava prima ma perdurava. Okay? Invece il Tribunale ha detto no, basta che inizi prima l'evento causativo del danno, quindi il crollo del ponte, che è uno degli eventi causativi del danno. Per noi c'erano anche gli inadempimenti di manutenzione o di come dire, fare manutenzioni in maniera molto più frequente proprio per le precedenti mancate manutenzioni. Questo si provocava, era, diciamo, si verificava ancora nel 2021-2022. E si provocherà e continuerà a esserci purtroppo ancora l'anno prossimo. E quindi dicevamo è applicabile. Il Tribunale ha detto no, basta che uno di questi eventi sia precedente, e il crollo del ponte era sicuramente precedente all'entrata in vigore, e quindi si applica la precedente legge che non consente, e consente soltanto ai consumatori, quindi non a qualunque cittadino, di poter far valere con queste modalità la richiesta di risarcimento del danno. Questo non toglie però che, come tutti i liguri e i genovesi sanno, Autostrade continua a dare condizioni di transito che non sono accettabili. E qui viene quindi la questione politica, se vuoi, quindi non, mi tolgo la veste di avvocato, ma quella di consigliere comunale, perché secondo me dovrebbero essere gli enti locali, comune e regione, che hanno accettato delle briciole per quanto mi riguarda, come la vedo io, per i risarcimenti del crollo del ponte, ma che non hanno fatto nulla invece per i risarcimenti dovuti ai cantieri che ancora oggi ci sono, non collegati al ponte, ma a tutte le opere di manutenzione che avrebbero dovuto essere fatte nel tempo e che invece non sono state fatte e che quindi oggi per mettere in sicurezza devono essere fatte in maniera irrazionale, quindi scambi di carreggiata, gallerie chiuse, eccetera. Si arriverà fino al, sembrerebbe, Crusoe fino al 2025 più o meno Allora, con i cantieri. non è chiarissimo, diciamo, in una prima battuta io avevo trovato documenti che dicevano che il picco, dei lavori per mettere in sicurezza ciò che non era stato messo in sicurezza prima, sarà fino al 2023. Oggi sembra che, questa nostra agonia di genovesi e di liguri si protrarrà fino al 2025. Poi ci saranno, tra l'altro, fino al 2025 anche, tutti i cantieri per la messa, in opera delle barriere fonoassorbenti, altro capitolo dolorosissimo e che produrrà di nuovo cantieri, chiusure,
scambi di carreggiata su tutte le nostre autostrade cittadine. Quindi la situazione è veramente intollerabile e, ripeto, gli enti locali, comune e regione in primis, dovrebbero farsi valere per i danni che sta subendo la nostra comunità territoriale. Perché, torno a dire, se i camion impiegano per fare un tragitto che prima, comunque, che in situazione normale, diciamo così, è di un'ora e ci impiegano invece un'ora e mezza o due ore, vuol dire che la merce che è su quel camion, ok, sia per i costi della benzina aumentati, sia per il costo dell'autista che ci mette di più, ovviamente avrà un rincaro che poi va ad aggiungersi all'inflazione che già c'è e che fa della città di Genova la città più cara d'Italia. Non è un caso. Cioè, le infrastrutture, certo, le infrastrutture hanno a che vedere con i costi e con l'inflazione di una città. E infatti Genova è la più cara d'Italia. Franco Nativo per Mattia Curcioli. Curcioli, buongiorno, grazie come sempre per essere con noi. Insomma, questa vostra azione la vedete tanto come una sconfitta, anche perché peccato, perché poteva davvero diventare quella svolta per dare davvero ragione, far capire quanto poi la collettività, un po' poi tutti noi abbiamo perso con questo discorso legato a autostrade. Sarà l'ultima occasione, Curcioli, o siete pronti a dare battaglia sotto altre forme? Dunque, per quanto riguarda quell'azione lì, si è conclusa e diciamo, io ero soltanto l'avvocato, non il promotore dell'azione, e direi che si è conclusa. Però non si è concluso il danno che stanno avendo i cittadini e quindi anche le modalità per... ci sono altre modalità per poter dare battaglia e chiedere conto. Ad esempio, gli autotrasportatori, diciamo, le associazioni di categoria potrebbero, ad esempio, attivarsi per far valere i danni che quella categoria subisce. E poi, torno a dire, gli enti pubblici, gli enti locali, che, ripeto, per quanto riguarda il crollo, hanno accettato delle promesse di pagamento, ad esempio la realizzazione del tunnel di una parte, diciamo, di un finanziamento di una parte del tunnel subportuale, di cui però non c'è ancora un progetto, anzi il progetto c'è ma diciamo non è stato ritenuto accettabile, quindi comunque sono dei pagherò a distanza di tempo che non sapremo quando si concretizzeranno, mentre quel danno, quello del crollo del ponte, si è realizzato proprio nel 2018, quindi, come dire, ancora oggi non abbiamo dei risarcimenti come comunità cittadina e chissà quando li avremo. Ma, ripeto, a parte questo, tutto ciò che avviene oggi e post crollo del ponte non è stato oggetto di richiesta di risarcimento da parte di nessun ente. Quindi io chiedo, lo chiedo anche all'amico stimato, perché io sono di opposizione ma lo stimo, il sindaco Marco Bucci, gli chiedo su questo di fare di più, cioè di farsi sentire e chiedere ad Autostrade conto, e intanto per garantire che i cantieri siano effettivamente operativi, cioè noi passiamo nei cantieri, vediamo che mancano, cioè l'autostrada è chiusa, la carreggiata è chiusa, ma non ci sono gli operai in corso. Allora perché? Okay? Fateli e fateli velocemente questi lavori. E poi risarcite tutti gli imprenditori e i cittadini che stanno subendo questa riduzione di fruibilità di un bene che comunque è pubblico. L'ultima cosa che le chiedo, Curcioli, riguarda la gratuità dei pedaggi, perché per esempio l'altro giorno la Lega ha presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale nel quale chiedeva di intercedere per portare a gratuità i pedaggi. Il Partito Democratico ha risposto: siete arrivati tardi, noi lo chiediamo da mesi, vi rendete solo conto adesso che bisogna intervenire su questo. Sulla gratuità dei pedaggi, chi può fare qualcosa e soprattutto come si riesce ad ottenere una risposta positiva, visto anche l'aumento a gennaio e poi l'aumento che ci sarà a luglio? Allora, cominciamo col dire che intanto i pedaggi avrebbero dovuto essere gratuiti ancora per tutto quest'anno, ma nel piano di accordi tra regione, Stato, regione, comune e autostrade si è tolta la gratuità dei tratti che già lo erano, ok? In cambio, ripeto, un farò il tunnel subportuale, farò il tunnel sotto la Fontana Buona, eccetera, ok? Quindi questi sono accordi che vanno presi in sede, diciamo così, politica tra enti.
Poi diciamo anche che gli aumenti, quindi la gratuità è una delle questioni di cui si dovrebbe trattare in sede di, diciamo così, tavoli tra enti locali e Autostrade per l'Italia. Poi c'è il tema degli aumenti futuri, perché diciamo il grosso scandalo, quello che a me fa più rabbia di tutti, è che in realtà altro che gratuità, si va verso un aumento che fino ad oggi è stato una volta l'anno, no? All'inizio dell'anno, ma invece il piano economico finanziario che diciamo così, che regola le tariffe che vengono fatte agli utenti, prevede la possibilità di due aumenti all'anno, quindi uno a inizio e uno, diciamo così, ad agosto, d'accordo? E questa è già una novità assoluta. E poi perché vengono fatti questi aumenti? Perché vengono consentiti questi aumenti? Il motivo è semplicissimo, perché le quote che sono state comprate da Atlantia, cioè lo Stato, Cassa Depositi e Prestiti e i due fondi di investimento privati del consorzio che oggi sono proprietari di Autostrade per l'Italia, hanno strapagato i Benetton e i soci di Atlantia, ok? E quindi per garantire, quindi hanno messo molti più soldi di quelli che era il prezzo di mercato, per garantire la remunerabilità ai soci privati, ai fondi di investimento, ok? Bisogna che questo diventi un bancomat e che quindi è stato promesso l'approvazione di un piano economico finanziario che prevede l'aumento tariffario per garantire la remuneratività dopo che questi hanno sborsato un sacco di soldi per accontentare Benetton e compagnia bella. Grazie. Quindi è abbastanza deprimente, ma le cose stanno così.